Bella a tutti ragazzi e bentornati a Carmi Special. Siamo oggi con il video sui pronostici per la 23esima giornata di Serie A. La scorsa giornata è andata una merda, ma come era prevedibile, cercheremo di rifarci quest'oggi. Partiamo con la schedina, quella un po' più semplice. Partiamo con Bologna-Napoli, ho messo il 2, il Napoli deve riscattarsi. Chievo-Udinese X2 perché l'Udinese mi sembra davvero in forma. Stessa cosa con Empoli-Torino, dove il Torino deve iniziare a fare punti seriamente. Pescara-Lazio 2 secco, vista la sconfitta precedente della Lazio con il Chievo. Juventus-Inter, il derby d'Italia sarà una partita vincente, ma credo la possa spuntare la Juve, visto che il fortino dello Juventus Stadium non è facilmente espugnabile. Genoa-Sassuolo ho messo gol perché credo sia una partita di quelle molto ma molto vivace, quindi il gol potrebbe uscire benissimo. E la partita un po' più rischiosa è Chelsea-Arsenal, ho messo l'1. L'Arsenal è sì una buona squadra, ma il Chelsea ultimamente è veramente troppo troppo in forma. La quota con 3 euro verrebbe 83 euro, ovviamente è questa partita che la fa alzare un po', quindi ragazzi, se volete potete benissimo cambiarla, non è assolutamente vincolabile questa cosa. Passiamo alla schedina invece dei pronostici con Bologna-Napoli 2, Milan-Sampdoria 1, Atalanta-Cagliari 1, Chievo-Udinese 2, Empoli-Torino 2, Genoa-Sassuolo X, partita molto vivace ma potrebbe uscire il pareggio, Pescara-Lazio 2, Palermo-Crotone X, Juventus-Inter 1. L'ultima partita, quella del lunedì sera, Roma-Fiorentina, ho messo l'1, anche se qui potrebbe uscire anche un pareggio. Ovviamente qui la quota è altissima, con 2 euro, 2.800 euro ragazzi. Quindi ovviamente ragazzi non la prenderemo mai, io se proprio la dovete giocare vi consiglio sempre di giocarla con uno o due errori, proprio per tentare la fortuna. Comunque era per darvi un'idea di come secondo me finiranno le partite. Detto questo ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, vi auguro buona fortuna con ogni settimana, da Carmi Speciale è tutto, lasciate un like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!